ringraziare gli organizzatori di questa magnifica manifestazione che mi hanno dato l'opportunità di testimoniare il legame che c'è stato tra il giudice romano e il suo paese nativo. Io per fare questo ho ricamato esperienze condivise, vissute qui a Belmonte Mezzagno. E questa testimonianza, consentitemi di rappresentarla attraverso la lettura, perché non mi sono sentito di farlo come si vuol dire a braccio, e questo per il grande rispetto che io sento di avere nei confronti del giudice romano. Quando si lascia il proprio paese, in genere per motivi familiari o per motivi di lavoro, il legame viene quasi sempre alimentato da ragioni economiche o da ragioni familiari. Si torna di tanto in tanto in paese per gestire qualche bene immobile oppure per fare visita ai genitori finché questi sono in vita. Ma quasi mai c'è un'attenzione verso i veri problemi che interessano la comunità. Non è questo il caso del giudice Franco Romano, che al contrario sempre manifestò sentimenti di generosa disponibilità rispetto ai temi che interessavano la vita della comunità locale. Non dimenticò mai, nemmeno per un istante, di essere un belmontese, attento alle sorti del proprio paese, malgrado i suoi gravosi compiti professionali. Chi ha avuto l'onore, è proprio il caso di dire, di averlo conosciuto personalmente, e io sono fra questi fortunati, si è sentito orgoglioso di essergli concittadino. Nei primi anni 50, è stato ricordato da Maurizio, si celebrava nella chiesa sconsacrata di via Montevergine a Palermo il processo ai componenti della banda Giuliani, 74 gli imputati, e il nostro concittadino faceva parte del collegio speciale giudicante. Io allora frequentavo il Cannezzaro, che era nella stessa via, a 100 metri di distanza, e spesso durante l'intervallo mi recavo in quell'aula portandomi dietro qualche compagno per mostrargli con orgoglio la presenza del mio compaesano giudice Togato, che stava lì come componente di quel collegio speciale. Sono certo che anche quanti per ragioni anagrafiche non hanno avuto l'opportunità di conoscerlo personalmente non sono rimasti e non rimangono insensibili al fascino di contanta conterranità. Sarebbe stato ingiusto affidare soltanto alla memoria il ricordo di un concittadino così prestigioso, non solo perché si sarebbe mancato di rendergli merito per le cose importanti che hanno caratterizzato la sua vita, ma anche per un suo giusto inserimento nella storia del nostro paese. E questo deve avvenire attraverso la manifestazione di una strada o di un luogo istituzionale, ma anche attraverso la rappresentazione, soprattutto alle giovani generazioni, del modello che il giudice romano ha testimoniato. Per queste ragioni, così come ricordava il sindaco nel mio primo libro su Belmonte del 2004, oltre ad avergli dato uno spazio fra i concittadini illustri, ho chiesto all'amministrazione che si intestasse una via al giudice romano. E per questo ringrazio in modo particolare coloro che hanno organizzato questa iniziativa, il sindaco Maurizio Milone e quanti altri li hanno collaborato.
Dicevo di poter vantare con orgoglio una conoscenza personale, intercettata varie volte da eventi che ci hanno visto coprotagonisti, oppure per quanto mi riguarda spettatore, ma spettatore attivo, di iniziative che erano volte a migliorare la qualità di vita del nostro paese. E a parte gli incontri provocati dalla casualità, tre sono gli ambiti in cui abbiamo avuto l'opportunità di intercettarci: quello sportivo, quello culturale e quello religioso. Il giudice Romano è stato un appassionato di sport, come spettatore ma anche come praticante. Quando ancora a Belmonte si doveva costruire il primo campo di calcio, la via Armando Casalini, che è la via che costeggia questo locale, era il campo dove ragazzi e giovani davamo sfogo alla nostra passione calcistica. E il giudice Romano veniva spesso a mostrare le sue grandi capacità atletiche. Pretore in un comune del Trapanese, si fece promotore di un incontro tra la neonata Unione Sportiva Belmontese e la Folgore di Castelvetrano. È stato un evento per i tifosi belmontesi, perché Belmonte era, la società belmontese era da poco nata, quindi si può dire giovanissimo, mentre la Folgore rappresentava squadre di quasi professionisti, quindi per questo è stato un evento. E ricordo che il giudice Romano manifestò tutto il suo orgoglio per il figurone che la squadra locale allora gli fece fare. L'ambito culturale in cui vi fu una vera e propria collaborazione è costituito dalla esperienza del Tridente. Da subito manifestò il suo apprezzamento per la iniziativa insolita per un paese come il nostro, ma anche disponibilità a sostenerlo. Il secondo numero del giornale pubblicò la cronaca della presentazione pubblica del giornale che era avvenuta qualche giorno prima, precisamente molti anni fa, il 5 settembre del 1965. E nel titolo di quest'articolo si legge, oltre che entusiastica accoglienza per il giornale, il giudice Romano e il signor Giuseppe Pizzo aprono la sottoscrizione per il giornale. E all'invito rivolto dal sottoscritto, quale responsabile del giornale, a collaborare per migliorare la qualità del giornale, lui, intervenendo in quell'occasione, oltre ad averci dato dei consigli, uno di questi è stato, mi raccomando, siate al di sopra delle parti, e le parti in una realtà paesana sono molto conflittuali, per cui questa esortazione era molto appropriato, manifestò la sua disponibilità a collaborare, ed è stata quella del giudice Romano una collaborazione veramente di alto livello culturale e morale. Curò una rubrica che si chiamava Asterischi, erano delle massime che lui scriveva per dare degli indirizzi alle persone che leggevano questi asterischi, di indirizzare la loro vita verso obiettivi di qualità. Benedetto qualcuno. Criticare non è difficile, costruire è difficile, è un lavoro che richiede maestria. Il dolore ci abbatte perché lo riceviamo con virtù, riceviamolo con animo generoso e lo supereremo. La povertà non è di chi è privo di beni materiali, ma di chi ad essi è attaccato, perché in tal caso è povero anche ricco. Ricco è soltanto colui che si attacca ai beni dello spirito che gli danno pace. Poi scrisse diversi articoli veramente di livello, ve ne voglio ricordare qualcuno, sui valori della vita. In Belmonte c'è vera evoluzione. Allora c'era il dibattito sul divorzio e su questo tema scrisse un articolo con questo titolo: matrimonio indissolubile o divorzio? Il giudice Romano continuò a dare il suo contributo anche alle iniziative culturali che la dirigenza del giornale
portò avanti dopo la chiusura del giornale, una chiusura dovuta a motivi finanziari. È stata molto interessante anche la sua presenza in occasione di eventi di natura religiosa. Ricordo una sua interessante conferenza che lui tenne nei locali dell'Arena, che è qui vicino, in occasione di alcuni incontri che ha organizzato la parrocchia. Ma ricordo in modo particolare un suo intervento che fece in occasione dell'apertura dell'anno sociale dell'Azione Cattolica. Disse in quella circostanza: ricordatevi, per portare avanti qualunque iniziativa occorre sempre un cireneo, come a dire che le iniziative, per quanto nobili, per essere sostenute, hanno sempre bisogno di chi si fa carico del peso maggiore. Le notizie che ho riportato in questo mio breve intervento, come dicevo inizialmente, sono frutto di esperienze che io ho vissuto e sono notizie che mi hanno consentito di esprimere giudizi di alta considerazione nei confronti del giudice Sciomani. Però nel momento in cui ho preparato questo intervento, ho avuto l'opportunità di valutare in contemporanea tutte queste notizie e ho avuto la possibilità anche di farmi avere momenti di riflessione di fronte a ognuna di queste notizie. Queste due considerazioni che mi hanno sollecitato, mi ha sollecitato la riflessione che ho preparato per questa occasione. E dicevo, la personalità del giudice Romano è un patrimonio culturale, sociale ed etico al quale tutti dobbiamo guardare e farne modello di riferimento. Si dovrebbe trovare la maniera di promuovere iniziative adeguate. La seconda considerazione, per la sua delicatezza, la faccio in punta di piedi. Credo sia interessante sviluppare la dimensione dell'uomo di fede. Intuisco che la coerenza di valori religiosi, ai valori religiosi ai quali il giudice Romano informò in ogni momento la sua vita, consentirà di avere elementi per una interessante riflessione alla quale tutti dobbiamo sentirci obbligati. E consentitemi di chiudere questo mio intervento con le sue parole. A Belmonte, molti anni fa, si è costituita un'associazione, l'associazione Niololo, un ponte per l'Africa. È un'associazione che si propone, tra l'altro, di raccogliere fondi per sostenere una missione, appunto questa missione di Niololo, che è diretta da un ex parroco di Belmonte, padre Mariano Massamonte, che è stato uno dei fondatori pure del Tridente. E a un certo punto l'associazione decise di stampare i numeri, di fotocopiare i numeri del Tridente, distribuirli e sollecitare offerte appunto per mandare a questa missione. Queste copie sono state fatte avere da me tramite Massimo al giudice Romano. Dopo alcuni giorni mi fece sapere che mi voleva vedere perché aveva da darmi qualche cosa. Mi fece trovare questa busta con questa lettera e con un'offerta. Questa busta è una testimonianza che può fare un cristiano sul significato della solidarietà umana. Qui parla di un libro che Massimo gli ha regalato, un libro scritto da un missionario dal titolo Dove Dio piange. In questo libro si raccontano le tragedie che avvengono in terra africana, in terra dove le missioni operano. E quindi questo l'ha sollecitato a prendere delle iniziative molto personali. E a proposito di questa offerta che noi sollecitavamo a lui e a tanti altri belmontesi, lui ci ricorda un asterisco che scrisse pure per il Tridente: capire la bellezza del dare, che in realtà è un ricevere, gustare la gioia di un'opera buona
che apporta la consapevolezza a chi la compie prima ancora che a chi la riceve. E richiamando poi nella parte conclusiva questo asterisco, dice: quanti faranno l'offerta non sentiranno forse nel loro intimo una grande gioia? Grazie.